Eccoci ancora una volta a parlare di bellezza con il dottor Luca Grassetti. Buon pomeriggio. E il dottor Vito Santoro. Buon pomeriggio a tutti. Allora, una tua specialità è il mommy makeover, ovvero sia quando una mamma ha un bimbo, due bimbi e magari comincia ad avere qualche cedimento nel seno, nella pancia, in un tutt'uno tu la rimetti a posto. Tendenzialmente cosa facciamo? Andiamo a fare una mastoplastica, che può essere additiva se semplicemente è diminuito il volume del seno, o anche una mastopessi se è anche sceso, certo. Un lavoro di sartoria più elaborato, e possiamo anche unirci l'addominoplastica, di certo, solito, perché se uno fa un bimbo due la pancia puff. Esatto, scende giù, la pelle in eccesso, inoltre i muscoli retti dell'addome si possono separare, sì, perché è una diastasi, un allontanamento, sì, e quindi vanno riavvicinati con una tecnica particolare, tendenzialmente senza rete se possibile, e questo ci dà la mamma rifatta, cioè che torni ad essere, alcune persone me lo dicono, meglio di come ero prima di fare i bambini, come è giusto che sia. Cioè, questa è una persona che ha messo al mondo uno, due figlie, si è fatta 9, 18 mesi di gravidanza, ma se non meriterà o no di fare il mommy makeover? Ma quanto vale questo mommy makeover per una persona del genere e per tutto il resto della vita? Cioè, è un premio che secondo me tutte le donne dovrebbero avere, ecco, o dal marito, sì, o anche da loro stesse. Per tutto il resto della vita, ma durano per sempre queste operazioni, questi trattamenti? Questi trattamenti hanno una durata che è legata all'età biologica della persona, quindi vanno a ripristinare, come diceva Luca, le condizioni prima della gravidanza, o addirittura migliorano le condizioni precedenti alla gravidanza, ma non durano per sempre, perché il corpo continua ad invecchiare, continua ad andare avanti l'età biologica del paziente, per cui possiamo rallentare questi processi di invecchiamento attraverso diversi trattamenti conservativi. Quindi la sinergia tra medicina estetica e chirurgia plastica per ottenere risultati migliori. In questo caso andremo ad effettuare ad esempio dei trattamenti per l'estetica della cicatrice, per migliorarne l'aspetto, per migliorare il turgore della pelle, della pancia, dell'addome, delle braccia, delle cosce, oppure semplicemente dei trattamenti esfolianti per migliorare l'aspetto della pelle, la superficie della pelle, dove c'è la necessità di migliorare l'aspetto appunto più superficiale. Quindi sempre tenere sotto controllo tutta la situazione, esatto, non lasciarsi mai andare. Eh sì, diciamo tenerci, no? Perché che cos'è il corpo? È il tempio nel quale viviamo questa esperienza bellissima chiamata vita. Ed è uno solo. Io saluterei tutti con il mio motto. 1, 2, 3. Ciao!